Eder, Mac, Pallister. Manuela ha perso per KO l'incontro contro Valeria. Come sta? Ho avuto modo di visionare alcuni video, effettivamente è un fatto molto grave. Ricordiamo che Manuela è persona offesa, identificata come tale dal pubblico ministero precedente. È molto scossa, è stata un'aggressione di una violenza sia verbale che fisica molto importante. Naturalmente Emanuele è scossa, parlerò con la mia assistita più tardi e sicuramente provvederemo a sporgere querela nei riguardi della signora Bartolucci. Emanuela sta male, molto provata, vorrei significare che Emanuela non ha assolutamente reagito. Può confermare la dottoressa Scaccia, unitamente a un altro giornalista che era presente, non ha reagito, sta male, molto provata dalla situazione, ci parlerò più tardi, insomma. Emanuela molto stima della sua congregazione, tant'è che decide di dissociarsi dalla stessa dopo, insomma, l'emersione di questa frequentazione extraconiugale. Ricordiamo che Emanuela decide di dimettersi quindi dalla congregazione, non è stata assolutamente estromessa, insomma, dalla stessa. Quindi Manuela rimane nel suo cuore una testimone di Geova e quindi lo sarà per sempre, certamente. Frequenta ogni domenica la congregazione perché non è vietato alla persona che ha deciso di estromettersi, quindi in maniera volontaria, o anche se fosse stata dissociata, non è vietato assolutamente frequentare la congregazione. Anzi, i testimoni di Geova vogliono e quindi richiedono la loro presenza anche alle persone dissociate, quindi non è assolutamente considerato una morte sociale. La suocera ti guarda, è arrabbiata con te, sa ciò che hai fatto e dove, qui. Poi sotto delle parole ripetibili sei una senza rispetto e sotto Geova ti strafulmini. Manuela ha perso per KO l'incontro contro Valeria. Come sta? Ma è un fatto molto grave, l'abbiamo visto dal video che ho avuto modo appunto di visionare poco fa. Devo ancora parlare con la mia assistita, la signora Bianchi, ma sicuramente provvederemo a proporre querela nei riguardi e contro la signora Valeria Bartolucci perché la situazione non è più sopportabile. Queste nuove scritte sul muro le ha fatte Valeria? Ma non abbiamo evidenza riguardo delle scritte, sembrerebbe forse che qualcuno abbia visto Luis da Silva cancellarlo. Naturalmente lo dobbiamo accertare, quindi è qualcosa da accertare. Ricordiamoci anche che nei mesi scorsi purtroppo sono apparse tante scritte. Ecco, io vorrei significare che secondo me la mano che ha scritto queste offese nei riguardi di Manuela Bianchi è probabile che sia la stessa che ha scritto queste offese sotto i ponti che ci ricordiamo alcuni mesi fa. Noi allusioni non abbiamo fatto, quindi io ho detto che non abbiamo evidenza di chi è stato effettivamente l'autore materiale delle scritte. A mio avviso, e lo significo, secondo me la persona, perché sempre a livello grafologico molto simile a quelle scritte sotto i ponti che sono state purtroppo ritrovate alcuni mesi fa. La grafia mi sembra uguale. Ultimamente gira un audio di lui rivolto a Manuela. Ma quell'audio è stato inviato verosimilmente da Luis per il tramite di un'applicazione social ed è pervenuto appunto il 24 gennaio alle ore 6.03 circa. Quindi è un audio dove Luis dichiara di essere ancora innamorato di Valeria e quindi che voleva stoppare assolutamente la relazione nei riguardi di Manuela. È vero che Luis come una marionetta ripete tutto ciò che gli viene detto da Valeria? Ancora la sfera di cristallo non ce l'ho. Potrebbe essere verosimile come ricostruzione, come ipotesi. Non sappiamo però quale sia la verità. Sicuramente la procura si è deciso di scrivere Luis da Silva per il reato di omicidio nei riguardi di Pierina Paganelli, certo. Senz'altro avrà le sue motivazioni. Attualmente non abbiamo una discovery degli atti, quindi sicuramente Barzani. Non posso rispondere a domande. Io vorrei significarle che Manuela assolutamente è identificata come terza persona, come persona offesa, quindi, ma non da Davide Barzan, criminalista, ma
assolutamente dal pubblico ministero precedente, quindi noi non temiamo assolutamente, perché non è contestato tra l'altro nel capo di imputazione il 110 e quindi il concorso, che Emanuela possa essere iscritta nel registro degli indagati. Al momento non abbiamo assolutamente nessuna evidenza di una convocazione della questura, ma rimaniamo a disposizione della procura e per la procura nel caso vogliano risentire Emanuela Bianchi. Come mai tra pochi giorni verrà il famoso generale di quarto grado a fare un sopralluogo, quel generale che pensa sempre una cosa, poi viene assunto e allora pensa al contrario? Ma sì, vorremmo verificare un attimo le scritte con dei laser, dobbiamo fare un'altra attività di tipo difensiva a tutela della signora Bianchi, certamente. Cominciate con le illazioni, le scritte, ma veramente voi pensate che la mia vita gira tutta attorno a quella lì? La televisione va tanto che i vicini di casa, poi se ti scrivono che sei una sui muri, ti dovresti manco meravigliare, perché non è che in tutta Italia ci sono solo io che la posso pensare così. Stamattina il mio consulente mi ha girato le illazioni che la stampa sta facendo, ancora su questa faccenda, come se un cristiano come me, che ne ha di occupazioni più nobili da fare, perdesse tutto il suo tempo per stare dietro a scrivere sui muri. È un pensiero, figurati se vado a perdere il tempo a scrivere sui muri. Questa gente è uno spreco di ossigeno per il pianeta. Dovresti metterti una busta di plastica in testa e soffocarti. Se non ti conto, vuoi stare lenti? Guarda come è strappo il capello. I capelli. Valeria, non ti calmo. Lo voglio fare io, certo che lo voglio fare io, certo, sei la persona più schifosa che io abbia mai visto. La televisione a vantarti che s*** con i vicini di casa, poi se ti scrivono che sei la s*** sui muri, tu dovresti manco meravigliare, perché non è che in tutta Italia ci sono solo io che la posso pensare così. Come se un cristiano come me, che ne ha di occupazioni più nobili da fare, perdesse tutto il suo tempo per stare dietro a scrivere sui muri a una che è evidente la vastità di che me ne frega, quindi non di sì, non mi dedico neanche un pensiero, figurati se vado a perdere il tempo a scrivere sui muri. Sto per vomitare, chiama l'ascensore. Eccolo, io ho già vomitato. Te sei una che dovresti metterti una busta di plastica in testa e soffocarti, quindi sei vomitato con la vastità che me ne frega. Se non ti conto, qualcuno lo voglio fare io, certo che lo voglio fare io, certo, sei la persona più schifosa che io abbia mai visto, perché mi eviti da mesi, perché mi eviti da mesi, smetti la cosa, smetti da me di fare la Valeria, lascia stare. Scusi, io non la luce negli occhi. Valeria, Valeria. Te lo sai, abbiamo parlato in tempi non sospetti, te lo sai. Te lo sai, ti strappo tutti i capelli. M***a del c***o. E adesso vai pure a querelarmi, che questo è l'antipasto. Se mi querelo, ti torni in questo corpo. Dai. Via, via il c***o. Non me ne fai il c***o, che non è. Il giorno dopo la morte di Pirina ti avrebbero fatto fuori dai testimoni di Geova? Allora, io il colloquio con loro l'avevo avuto tanto tempo fa, l'ho avuto in aprile, aprile 2023. Mi era stata data la possibilità di cambiare la mia condotta, di vedere un pochettino, di ravvedermi. Tutto si è stoppato un attimo, purtroppo, con l'incidente di mio marito. Quel giorno semplicemente dovevamo incontrarci per avere, mi dovevano dare un po' di incoraggiamento, sapevano il periodo che stavo passando, sicuramente mi avrebbero fatto anche delle domande, non era un incontro di giudizio, assolutamente nulla. Però tu in quel momento non ti eri ancora esonerata dal ruolo di testimone di Geova? No, l'ho fatto dopo. Dopo la morte di Pirina ti sei incontrata almeno due volte con Luis? È assolutamente falso, il 14 febbraio, forse perché è il giorno del mio compleanno e allora qualcuno ha pensato che, volevo festeggiare in qualche modo. E per quanto riguarda incontri o non incontri, aspetto che me lo chieda la procura. Mi sembra una soppopera veramente, e lo dico nel senso più dispregiativo del termine. Spero che presto finisca questa cosa, non ne posso più. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.